Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fredator Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide con me, il mio piccolo assistente. Jason. E oggi siamo qua con un nuovo video dove parleremo ancora di Chikaboom. Prima di cominciare però vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirci su tutti i nostri social che trovate in descrizione. Bene, il protagonista di oggi è Naruto con la nuovissima collezione Boomets Naruto Wave 1, composta da 23 figure da collezione alte 4,5 cm, tra cui 4 saranno Glowing in the Dark e 4 saranno Gold and Silver. Ovviamente non mancheranno quelle rare, quelle ultra rare e anche 2 superstar rarissime che si possono trovare una ogni 500 bustine. Dove acquistare questa collezione? Ovviamente sul sito Chikaboom che trovate in descrizione, e se usate il nostro codice sconto Friday20 potete usufruire dello sconto del 20%, ma non solo, trovate anche in edicola le bustine. Allora, queste sono le bustine che troviamo in edicola o sul sito Chikaboom. All'interno ci sarà sempre un personaggio e possiamo trovare anche quelli rari, ultra rari e le superstar. All'interno ci sarà, oltre al personaggio, anche una carta e un dado a 20 facce, perché questa non è solo una collezione, ma ci si può anche divertire con il gioco Boomets 3D Card Game. Mentre invece solo sul sito Chikaboom potete trovare queste confezioni con all'interno il personaggio, sempre la carta e sempre il dado, però possiamo scegliere quale personaggio e ce ne sono 7 differenti. Bene, prima di andare sul tavolo a scartare questi pacchetti, vi ricordiamo che in descrizione trovate tutte le informazioni. Vi invitiamo ad andare quindi sul sito Chikaboom per acquistare questi e altri prodotti usando il nostro codice sconto Friday20, così da soffrire del nostro 20% di sconto. Ora andiamo sul tavolo a spacchettare questi pacchetti. Andiamo! Ok, questi sono i prodotti che andremo ad aprire fra poco. Abbiamo 2 blister, quindi in questo caso già sappiamo chi abbiamo all'interno. Ovviamente da una parte abbiamo Sasuke e dall'altra abbiamo Naruto, e in questo caso abbiamo Naruto Glowing in the Dark, quindi già abbiamo trovato uno che si illumina al buio. Poi abbiamo 3 bustine, quindi all'interno di queste 3 bustine non sappiamo cosa c'è all'interno, quindi andiamo a scoprirlo insieme. Ok, allora cominciamo dai blister. Da chi iniziamo ad aprire? Naruto. Naruto, perfetto, quindi Sasuke, a dopo. Allora, apriamo, tiriamo fuori il blister. Qui abbiamo il nostro personaggio che mettiamo da parte, lo andiamo a vedere dopo, vediamo cos'altro troviamo. Qui abbiamo lo sfondo. Scatola vuota, via. Allora, innanzitutto abbiamo la nostra carta, quindi abbiamo il nostro Naruto e dietro le sue statistiche. Poi abbiamo la checklist, così facciamo un po' di chiarezza sui personaggi. Allora, in tutto sono 25 nella Wave 1, 22 più 3 Limited Edition. Le Limited Edition dovrebbero essere queste tre, quindi abbiamo Naruto, Gaara e Kyuubi, che possiamo trovarli a soli 4.000 pezzi dorati, quindi versione gold. Mentre invece tutto il resto abbiamo quelli che troviamo nelle bustine, che sono questi, e poi abbiamo quelli del blister, che sono 7, 6 più 1 Naruto Glowing in the Dark, che è quello che andiamo a vedere adesso. Questi sono i personaggi che possiamo trovare, quindi 9 normali, 3 Glowing in the Dark, 1 silver ultra raro, e poi abbiamo i 2 superstar, quelli rarissimi che si trovano solamente uno ogni 480esimo pacco. Quindi una volta trovato il nostro personaggio andiamo a mettere una X su quello che abbiamo trovato. Adesso veniamo al personaggio. Allora, innanzitutto togliamo il dado, abbiamo questo colore azzurro brillantinoso molto bello, e poi il nostro Naruto, guardate che bello, dettagliatissimo, fatto benissimo, nessun errore. Guardate i dettagli anche sul suo vestito,
niente, abbiamo la benda, i capelli gialli, tutto in gomma. Devo dire che è fatto benissimo. Sotto abbiamo un foro dove possiamo inserire la matita, quindi possiamo portarcelo anche dietro durante le nostre lezioni, oppure usarlo durante i compiti. E qui abbiamo ovviamente la scritta Chikaboom. Allora, adesso proviamo a vedere come si illumina. Si dovrebbe illuminare solamente il Rasengan in mano. Diamo un'occhiata. Esatto, guardate che bello, si illumina tantissimo, non pensavo così tanto. E questo è il nostro Naruto. Adesso andiamo a dare un'occhiata al nostro Sasuke. Ok, diamo un'occhiata a questo, tiriamo fuori il nostro blister, scatola vuota, questo è il nostro sfondo. Allora, abbiamo la carta, eccolo qua, e dietro le sue statistiche. Anche qui abbiamo la nostra checklist, ovviamente poi possiamo tenerne solamente una, dove segniamo i nostri personaggi, e l'altra poi possiamo buttarla. Eccoci con il nostro dado, bellissimo questo colore, un blu scuro quasi viola, sempre dado a 20 facce. E abbiamo il nostro personaggio, anche questo bellissimo, dettagli fatti benissimo, guardate che bello, anche i capelli, nessun errore di painting, e anche la fascia fatta benissimo con il simbolo. Anche qui presente il foro sotto per la matita, e questo è il nostro Sasuke. Ok, allora passiamo ai pacchetti. Vi ricordiamo che questi potete acquistarli in edicola, mentre invece tutto, compreso queste, il blister e tantissimi altri prodotti, potete trovarli sul sito Chikaboom, e se usate il codice sconto FRIDAY20 avrete uno sconto del 20%. Comunque trovate tutto in descrizione. Allora, apriamo il primo pacchetto, vediamo un po' cosa troviamo. E abbiamo trovato Itachi. Vediamo un po' come è fatto il nostro personaggino e soprattutto cosa troviamo all'interno. Allora, il dado è rosso, quindi abbiamo già un altro colore diverso da quello che abbiamo già trovato. Poi troviamo un'altra checklist, sempre uguale, e qui abbiamo il nostro personaggino. Ovviamente è stato oscurato con un altro sacchetto, così non ci roviniamo subito la sorpresa. Quindi andiamo ad aprire, anche se già sappiamo che personaggio è, però non sappiamo in che versione. Eccolo qua, versione normale, nessuna versione rara, ultra rara, però è davvero bellissimo anche questo. Questa è la nostra carta, Itachi. Queste le statistiche e questo il nostro personaggio. Guardate che bello, dettagli davvero fantastici, e anche qui non manca il foro per la matita. Andiamo con la seconda, prendiamo subito la carta e abbiamo un altro personaggio, Sakura. Questa è la carta, queste le sue statistiche. Andiamo a vedere il dado di che colore è. Qui abbiamo un'altra checklist, il personaggio, e il dado è fucsia. Bellissimo. Prendiamo la nostra bustina, andiamo a vedere il personaggio, anche se sembrerebbe normale, infatti eccolo qua. Che bello, fatta davvero benissimo. Ovviamente anche qui abbiamo il foro. Ed eccoci con il terzo e ultimo pacchetto. Allora, andiamo a vedere subito, togliamo la checklist.
all'interno abbiamo il dado verde, la carta con Rock Lee, le sue statistiche, tiriamo fuori il nostro personaggio, andiamo ad aprirlo ed eccolo qua. Bello bello. Sotto ovviamente il foro. Rock Lee. Ok, eccoci con tutti i nostri 5 personaggi, 2 trovati nel blister e 3 trovati nel pacchetto. Purtroppo non abbiamo trovato nessun raro e nessun ultra raro e ovviamente nessuna superstar, però non ci arrendiamo, continueremo a cercare sperando di avere più fortuna. Bene, questa era la collezione Boomets Naruto Wave 1, spero sia stata di vostro gradimento, fateci sapere nei commenti cosa ve ne pare, mi raccomando andate sul sito Cicaboom usando il nostro codice sconto Friday 20 per usufruire del 20% di sconto e noi vi diamo l'appuntamento come sempre alla prossima, grazie mille e ciao a tutti! Ciao!